Dimmi tu. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Sono le 9:30 di domenica 5 aprile. Oggi abbiamo cominciato alle 9:30 per un problema tecnico di connessione, del quale mi scuso, ma dovevo risolverlo per partire. Ecco, risolto e siamo qui. Dicevo, buon 5 aprile, buona domenica delle Palme, è una giornata oggi importante perché buongiorno a tutti quelli che mi stanno salutando, che mi stanno scrivendo, grazie per stare qui, è sempre molto bello vederci, salutarci attraverso questi mezzi. Dicevo, oggi è il 5 aprile, è la domenica delle Palme, una giornata importante perché è la giornata in cui comincia la Settimana Santa e quindi è una giornata molto particolare per tutti gli italiani, sia per i credenti, sia per coloro che non lo sono. Però la Domenica delle Palme è un simbolo che unisce l'Italia, è l'abitudine anche di mettere nelle nostre case il ramoscello di ulivo e oggi tutto questo avrà invece un tono particolare per via delle misure che stiamo tutti quanti osservando, ma comunque ce la faremo, riusciremo anche a stare insieme a distanza in questa domenica comunque così importante. La rassegna stampa di oggi è concentrata sul tema di come programmare la ripartenza. Questo è un dibattito che oramai è stato posto con molta forza e posto perché sappiamo che dobbiamo fare i conti già con gli impatti enormi dal punto di vista economico e quindi anche dal punto di vista sociale dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Da questo punto di vista, io stamattina non voglio leggere le prime pagine perché poi i titoli in realtà non dicono molto. E allora proviamo a fare un percorso direttamente attraverso gli articoli. Cominciamo in realtà da Avvenire che reca in grande il tempo delle scelte. Perché appunto questo è il tema oggi del dibattito di dati che sembrano quelli appunto dell'emergenza sanitaria che sembrano finalmente essere un po' migliori, anche se l'allarme è massimo il numero dei contagiati, di coloro che stanno lottando tra la vita e la morte, e purtroppo il numero dei morti è sempre troppo, troppo pesante per tutti noi. E allora voglio cominciare da un articolo sul Corriere della Sera di Antonio Polito che lega questi temi, quello dell'emergenza sanitaria, quello dell'emergenza economica e quello dell'emergenza sociale, e come fare in modo che queste tre crisi che sono concatenate e che sono così impattanti, alla fine non travolgano quella che è la nostra società. Appunto, in questo articolo l'ho voluto prendere per scegliere per iniziare perché al centro di questo articolo c'è il tema della società, cioè di come rispondere a questa crisi puntellando quelli che sono gli elementi della coesione sociale, non lasciandosi invece andare a risposte individuali che sarebbero comunque risposte fallimentari. E allora Antonio Polito prende a pretesto un paragone tra quella che è la via italiana, seguita da molti, è quella che invece è stata inizialmente la via inglese o anche la via americana, potremmo dire dei liberisti, dei conservatori, dei neoliberisti di qua e di là dell'oceano, anglosassoni. E comincia dicendo: il costo del distanziamento sociale alla fine può essere maggiore dei benefici?
C'è un solo modo di rispondere a questa domanda, attribuire un valore economico alla vita di ogni uomo, ed è esattamente quello che ci invita a fare non solo qui in Italia, ma anche negli Stati Uniti, ma anche in India, il settimanale britannico The Economist. Prima di rabbrividire, bisogna riconoscere che è un modo di procedere razionale, perfettamente in linea con la grande tradizione dell'utilitarismo anglosassone, per il quale il bene è la maggior felicità del maggior numero. Perseguire questo obiettivo può certamente confliggere in alcuni casi con la felicità del minor numero, nel nostro caso cioè delle vittime dell'epidemia. E del resto la valutazione costi-benefici avviene regolarmente negli ospedali britannici. Ma è vero che ci sono effettivamente casi nella vita delle comunità in cui bisogna scegliere il male minore. E poi continua Polito venendo al dunque di quello che è il ragionamento sull'importanza di una risposta sociale a questa crisi. E dice, ecco il prezzo, ecco bisogna a questo punto portare delle buone ragioni alla tesi del whatever it takes, cioè fare qualunque cosa. È una frase diventata celebre, una frase di Draghi diventata celebre, cioè mettere qualunque risorsa pur di risolvere la crisi. È una frase legata alla crisi del 2008, ma che certamente è fondamentale anche per questa crisi. Cioè bisogna salvare il maggior numero di vite umane a qualunque costo. Il nostro paese ha infatti scelto questa linea quasi istintivamente, senza neanche pensarci su, anche perché il precipitare degli eventi è stato tale che li abbiamo sempre rincorsi. Abbiamo fatto da capo in Occidente e non abbiamo avuto tempo per i calcoli, ma la linea è giusta non solo per motivi morali. La prima ragione è che nelle democrazie l'opinione pubblica non accetta la roulette russa del vediamo a chi tocca. Quando può toccare a ciascuno. E qui ci viene in mente quella frase cinica, infelice, inaccettabile del primo ministro inglese Boris Johnson che disse ai suoi concittadini: va bene, c'è questa emergenza, prepariamoci a contare il numero dei morti e non invece prepariamoci a impedire il numero di morti più alti possibile. Il rischio della recessione è futuro, quello di morte è imminente, perché altrimenti sia Trump che Johnson, che pure all'inizio hanno tentennato, si sono poi accodati alla scelta del lockdown, cioè della chiusura totale. La seconda ragione si chiama coesione sociale. La lotta al virus condotta dalla sanità pubblica è una forma di redistribuzione di ricchezza dal ricco al povero, dal giovane che rischia meno all'anziano che rischia di più. Le società come le famiglie si industriano di accumulare ricchezza anche per potersi proteggere meglio nei tempi duri. Questo almeno se si ritiene che esista una cosa chiamata. E viene qui al punto politico che io utilizzo come filo conduttore di questa nostra rassegna, una cosa chiamata società. Questo articolo si riferisce all'Inghilterra. L'Inghilterra è il paese in cui negli anni Ottanta l'allora della destra inglese Margaret Thatcher ebbe a dire con un motto che era in realtà un manifesto politico: non esiste la società, esistono gli individui. E quel manifesto politico, che poi purtroppo ha avuto anche molto successo e molti epigoni, alcuni molto famosi come Ronald Reagan negli Stati Uniti, con tutti i danni che ne sono poi derivati, ed altri invece che magari non ricordiamo più, ma ha portato ad una crescita enorme di diseguaglianza. La risposta invece è nella coesione sociale, e oggi sempre più questo è il tema che noi abbiamo in Europa soprattutto, ma non solo in Europa. Se questo è il filo conduttore, e come dice Antonio Bartolini nei suoi commenti, immunità di gregge equivale in questo caso alla strage del gregge, appunto. Questo è il rischio se si prende l'assunto che appunto
appunto non esiste la società, e quindi un sistema di tenuta pubblica, a partire dalla sanità pubblica, che redistribuisca la protezione per tutti e non solo per chi ha un'assicurazione, come ad esempio succede negli Stati Uniti, dove i casi di cronaca sono enormi di coloro morti anche per coronavirus, perché impossibilitati a curarsi. Allora, se questo è il filo conduttore, veniamo a quello che è appunto il punto del problema. C'è sul manifesto un articolo che già dal titolo tiene insieme la cronaca e anche il commento politico. Questo articolo è di Luca Celada, il corrispondente del manifesto da Los Angeles, e vi descrivo io una grande foto che accompagna la pagina di questo articolo, ed è una foto che è veramente drammatica, che abbiamo già visto purtroppo troppe volte, in una spianata di un parcheggio dove sono state pitturate a terra tante strisce bianche a in quel parcheggio, non lo spazio per le macchine, ma invece lo spazio per i senza tetto, per poter dormire di notte distanziati gli uni dagli altri. E allora questo articolo del manifesto, che si lega al precedente del Corriere della Sera e c'entra, però focalizza ancora di più il punto drammatico, si intitola La catastrofe liberista della democrazia americana. Il tema di come il liberismo finisca per inghiottire la democrazia, scardinando quelli che sono invece i suoi pilastri, appunto, la possibilità di curarsi, la possibilità, di studiare, la possibilità di, realizzare il proprio progetto di vita, e scardinando svuotando la democrazia, la mette irrimediabilmente in crisi. E la storia dei nostri anni recenti di diseguaglianze che hanno talmente scoperto i nervi della nostra società che oggi, al tempo di questa emergenza sanitaria, fanno esplodere drammi enormi, a partire appunto dai drammi sociali. E questa immagine così spiazzante, dice Luca Celada, è tra le surreali panoramiche che sta producendo la pandemia, inquadrature di un mondo svuotato e città spettrali. Ogni loculo dipinto per delimitare lo spazio adibito a un senzatetto, molti degli spazi sullo scacchiere, sotto al cielo plumbeo, sono effettivamente occupati da figure supine, rannicchiate contro il freddo, circondate di misere cose sparpagliate. Gli uomini sono fra quelli circa 500 provenienti da un ricovero sgombrato dopo che uno degli assistiti era risultato positivo al contagio. Questa foto, che ha fatto il giro del mondo, è diventata una simbolica rappresentazione della collisione frontale della pandemia con la democrazia più ricca e più diseguale del mondo industrializzato, una nazione con incredibili livelli di povertà, pur all'apice di quello che era stato fino ad un mese fa uno dei boom economici più duraturi della storia moderna. E questo articolo ci porta appunto al tema di come politica e cronaca si intrecciano, di quale debba essere l'insegnamento di questa crisi per appunto le iniziative politiche da prendere. E voglio però rimanere a questo tema voglio rimanere a questo panorama degli Stati Uniti, perché è molto emblematico delle cose che non vanno, di un'emergenza che anche lì è diventata realtà, con numeri di contagi enormi. Gli Stati Uniti hanno naturalmente molti più abitanti dell'Italia o della Spagna, ma sono la nazione più colpita, anche più della Cina, in termini di morti. E allora, per completare questa traccia iniziale molto politica,
Stati Uniti, un pezzo del Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina, il corrispondente del Corriere dagli Stati Uniti, che da Washington scrive a proposito di Trump: il presidente ha perso tempo convinto che l'America sarebbe rimasta indenne, poi ha preso faticosamente atto della realtà. Che un paese potesse rimanere indenne è una forma di liberismo, non c'è un intervento del governo per risolvere la crisi sanitaria, ma la crisi si sarebbe risolta da sola, magari ad un prezzo sociale altissimo. Ma così è stato l'impostazione iniziale. Gennaio, febbraio, marzo, 3 mesi di contagi, ma anche di leggerezze collettive e di contraddizioni trumpiane. Oggi la Casa Bianca sta forzando i tempi per recuperare su tutti i fronti. Dagli ospedali al rischio alla paurosa disoccupazione, perché questo è il tema già negli Stati Uniti, che hanno un sistema con molte poche protezioni sociali per chi lavora, a differenza dei sistemi dell'Europa continentale, i numeri della disoccupazione sono enormi. E poi li andremo a vedere questi numeri. Ecco, questo articolo ci porta a quello successivo che adesso apriamo. E anche qui ha uno scenario molto drammatico. Sappiamo quanto sia dura la situazione nel nostro paese, in Italia, soprattutto in regioni come la Lombardia e il Veneto, ma non solo, naturalmente. Siamo oggi alla quarta domenica anche di isolamento per molti di quarantena. Questa è la quinta domenica, ad esempio, proprio per le regioni della zona cosiddetta rossa, Lombardia e Veneto, ma oltre al nostro paese, oltre alle nostre regioni, a tutto il continente europeo a fare i conti oramai con decine di migliaia di morti, la Spagna in particolare. C'è allora sulla stampa un'intervista interessante, un punto di vista originale, quello di un intellettuale, uno scrittore, Manuel Vilas, che dice una cosa molto molto acuta: è un virus reazionario. E più volte abbiamo detto, io sono molto convinto che, come sempre avviene, questa crisi non colpirà tutti allo stesso modo, ma colpirà duramente chi è già in difficoltà, e sappiamo che veniamo da tempi di grandi economiche, di grandi diseguaglianze. E dice Manuel Vilas: un virus reazionario ci ha tolto la libertà, il bene più prezioso, ci ha costretti a rialzare quelle frontiere che qui in Europa avevamo abbattuto. Ho 58 anni, non ho vissuto la guerra civile spagnola. L'unico momento che mi ha coinvolto così è stato il tentativo di colpo di Stato del febbraio del 1981. Fu un momento terribile, ma dopo qualche ora drammatica la crisi si risolse. Oggi sembra non finire mai. Quella crisi, quella del 2008 in questo caso, qui lo sollecito al giornalista, la crisi del 2008 fu crudele. Causò milioni di disoccupati e smantellò il sistema politico. Ma oggi la Spagna ne può uscire ancora più sconvolta. E poi c'è un giudizio molto duro sull'Unione Europea: l'Unione Europea ci sta dando le spalle, il risultato a generare sfiducia in noi spagnoli, in voi italiani. A cosa serve l'Unione Europea se non a intervenire seriamente in situazioni così drammatiche? E conclude Manuel Vilas con un giudizio molto pesante sulla Germania e sull'Olanda, sul fronte di quelli che stanno frenando. E questo articolo quindi ci porta al centro di
al centro. Ciao Roberta, sì, sono le campane qui di fianco. Ciao Fabrizio a tutti. La campana della chiesa qui in piazza, qui di fianco. E dicevo, questo articolo di Manuel Vilas ci porta al tema dell'Europa. Sappiamo che è una settimana importante di appuntamenti europei. Intanto martedì c'è l'Eurogruppo. L'Eurogruppo è quello che riunisce i ministri degli affari, i ministri dell'economia di tutti i paesi dell'Unione Europea, e quindi è quello che deve preparare poi il vertice del Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo è invece l'organismo che riunisce i capi di Stato. E le campane della speranza. Ciao Paola, sì, abbiamo detto all'inizio, non so se tu fossi collegata, che è appunto un augurio, un abbraccio per questa Domenica delle Palme. Ma dicevo, quindi l'Eurogruppo di martedì che preparerà il Consiglio europeo, cioè la riunione dei capi di Stato, che dovrà decidere quali sono le misure per rispondere all'emergenza economica che porta con sé l'emergenza sanitaria. Il dibattito è enorme, il rischio di paralisi dell'Europa è enorme, e con quel rischio il rischio che l'Europa crolli non dando risposte miseramente, e appunto venga svuotata dalla rabbia, dall'insoddisfazione della gran parte dei cittadini che aspettano invece risposte. Chi rischia di perdere il lavoro, chi rischia di perdere un'azienda, chi ha già perso molto del proprio fatturato, molte opportunità lavorative. O arriveranno queste risposte strategiche, cioè che dovranno durare non solo come tampone, ma dovranno durare come per gli anni a venire, quindi rifondando in qualche modo l'Europa. Il dibattito che c'è in questo momento è in qualche modo un dibattito che ha a che fare con la natura dell'Europa. O arriveranno queste risposte, o l'Europa non esisterà più. Martedì e poi il Consiglio europeo. È probabile che il Consiglio europeo non si svolga giovedì questa settimana, ma si svolga invece, dopo Pasqua, e quindi la prossima settimana. Ho citato Manuel Vilas, e con Manuel Vilas, che dice la Spagna ne uscirà sconvolta, che dice è un virus reazionario, che dice è molto peggio del 2008, citando i dati della disoccupazione. Ecco, con Manuel Vilas arriviamo però alla voce non solo del capo del governo spagnolo, ma di uno dei leader dei democratici e dei socialisti a livello europeo e a livello mondiale, e cioè Pedro Sánchez. E in questo passaggio appunto di consegne tra un intellettuale spagnolo ed europeo e un leader politico socialista spagnolo ed europeo. La nostra Europa è a rischio, dice Pedro Sánchez. L'Europa sta soffrendo la sua maggiore crisi dalla Seconda Guerra Mondiale. I nostri cittadini stanno morendo o lottano per la propria vita in ospedali sovraffollati. E continua questo pezzo, che parte nella prima pagina di Repubblica e poi continua a pagina 2. È una crisi, è una guerra diversa da quelle che siamo riusciti ad evitare negli ultimi 70 anni. Le circostanze sono eccezionali e esigono atteggiamenti risolutivi. O siamo all'altezza delle circostanze o falliremo come Unione. Abbiamo bisogno di una solidarietà decisa, perché la solidarietà tra europei è un principio basilare dei trattati. E si dimostra in circostanze come questa. Senza solidarietà non ci sarà coesione, senza coesione ci sarà disaffezione, e quindi la credibilità del progetto europeo verrà gravemente danneggiata. Cita Pedro Sánchez il nuovo strumento per una garanzia per chi perde il lavoro, il piano SURE della Commissione per chi viene colpito dalla disoccupazione, ma dice bisogna andare oltre. L'Europa deve mettere in piedi un'economia di guerra e promuovere la resistenza, la ricostruzione e la ripresa europea. Servono misure che sostengono l'indebitamento pubblico che molti stati stanno avendo, e dovrà farlo
al fine di ricostruire le economie del continente mobilitando grandi quantitativi di risorse attraverso un piano che abbiamo battezzato Nuovo Piano Marshall. Conclude Sanchez ricordando la risposta degli Stati Uniti nel 2008 e poi ecco la notazione politica che voglio citare. Nei prossimi mesi sarà inevitabile che gli Stati membri generino un indebitamento maggiore per rispondere alle conseguenze di una crisi che è sanitaria, ma anche economica e sociale. Ed è per questo che le risposte non possono essere le stesse di quelle previste contri asimmetrici dell'economia, quali una crisi finanziaria o bancaria di un singolo Stato o di un gruppo di Stati. Se il virus non rispetta le frontiere, neanche i meccanismi di finanziamento possono farlo. Il meccanismo europeo di stabilità, il famoso, quello che abbiamo imparato a conoscere con un acronimo ormai famoso, MES, ecco, dice Pedro Sanchez, il meccanismo europeo di stabilità può tornare utile in una prima fase per iniettare liquidità nell'economia. Ma non sarà sufficiente a medio termine. La sfida che stiamo affrontando è straordinaria, senza precedenti, e chiede quindi Sanchez un nuovo meccanismo di mutualizzazione del debito, agendo in blocco per l'acquisto di prodotti sanitari di prima necessità, stabilendo delle strategie coordinate sulla cybersicurezza, preparando un grande piano di intervento affinché la ripresa del continente sia veloce e solida, per non lasciare nessuno indietro, e pone il tema che abbiamo visto molto in questi giorni, quindi dei famosi Eurobond. Nell'articolo di Pedro Sanchez viene citata la risposta che alla crisi del 2008, una crisi finanziaria dovuta alla crisi dei fondi deteriorati, quindi fondi di speculazione finanziaria, ecco, ma quella crisi del 2008 venne fronteggiata dagli Stati Uniti con una risposta molto forte in termini di sostegno all'economia reale, alla ricerca, all'innovazione, con enormi risorse che crearono molto lavoro. Sanchez cita il piano Marshall. In realtà questa crisi che aggredisce direttamente l'economia reale, che porterà una enorme disoccupazione. Noi abbiamo detto nessuno perderà il lavoro ed è il nostro obiettivo, ma sappiamo realisticamente come già in tantissimi paesi, ho citato gli Stati Uniti all'inizio, ci sia già una grande disoccupazione e questo rischio sia concreto per tutti i paesi. Allora, di fronte a quello, questa appare una crisi molto simile anche a quella che colpì dopo la crisi del 29 i grandi paesi occidentali. A quella crisi rispose Roosevelt con il New Deal, cioè con un piano keynesiano di grandi investimenti pubblici per creare lavoro, per rafforzare la coesione sociale, a partire dalla sanità pubblica, un altro tema che anche oggi torna. Cioè un altro grande insegnamento, cioè i tagli alla sanità pubblica che oggi scontiamo in termini di rischi per tutti noi in un tempo di crisi sanitaria così, così drammatica. E allora forse più che piano Marshall noi dovremmo dire che serve qualcosa che assomiglia al New Deal di Roosevelt, di Keynes negli anni 30, cioè un ruolo del pubblico, un ruolo dello Stato molto forte, capace di intervenire laddove i fallimenti del mercato creano delle voragini sociali che alimentano a loro volta rabbia. E ho citato Pedro Sanchez, oggi c'è su Repubblica anche la voce di un altro esponente dei socialisti europei, in questo caso non dei paesi del sud come l'Italia, come la Spagna o come anche il Portogallo, che stanno reclamando appunto strumenti come gli Eurobond, strumenti che permettano un debito solidale europeo.
Ecco, scrive Piero Polidori, serve un piano di investimenti pubblici forte e ampio, e appunto è così, assolutamente. Dicevo, ancora su Repubblica, l'intervista al leader della SPD in Germania, quindi del Partito Socialdemocratico, il maggior partito della sinistra a livello europeo. Torna su un punto, di che cosa si discuterà martedì, e in accordo, in sintonia anche con le cose che diceva Pedro Sanchez, individua intanto il bisogno immediato di uno strumento, e dice: potremmo utilizzare il fondo salva stati a patto che non ci siano condizioni. Ecco, è qualcosa questo che può apparire di retroguardia. In realtà il problema maggiore che c'è proprio in quel fondo salva stati, e per cui quel fondo va riscritto così com'è, non funziona, sono proprio le condizioni, è proprio la possibilità per alcuni paesi di fare delle continue review, cioè revisioni, che assomigliano molto poi agli interventi della troica di un tempo. Ci ricordiamo la vicenda drammatica della Grecia. Ecco, non ci possono essere condizioni, e dice il leader tedesco: io sono a favore degli euro, degli euro bond. Se le resistenze contro i bond comuni non si possono superare, dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ma noi diciamo che no, non può essere così, perché gli strumenti che abbiamo a disposizione non possono bastare, e non può finire questo dibattito con un compromesso al ribasso. Serve invece che quelle ostilità vengano superate, e serve finalmente questa emissione. Comunque, a queste due voci, quella di Sanchez e quella di Walter Borjans, si aggiunge la voce di un esponente invece dei democratici italiani, anche se non ha più delle responsabilità dirette, ma insomma è sempre una voce molto importante che rappresenta la stagione che nel nostro paese è stata la stagione dell'Ulivo. Ogni domenica c'è un articolo di Romano Prodi, io ve lo cito perché in queste domeniche di crisi sono articoli sempre centrati appunto sui temi europei. Il titolo è molto significativo: il paracadute che non c'è per il crollo dei redditi. Dovremmo prendere subito tutte le decisioni necessarie ad impedire il crollo del reddito delle nostre famiglie, il fallimento delle nostre imprese. Due processi che sono già avviati e che procedono con una velocità impressionante. È verissimo, la velocità impressionante del crollo del reddito delle nostre famiglie e del fallimento delle nostre imprese. E questi due termini sono particolarmente significativi e sono fondamentali. Proveremo poi a vedere, anche ad avvicinarci di più da vicino a quello che è concretamente, quello che sta avvenendo concretamente nel nostro paese. Sul dibattito economico ci sono due articoli importanti sul Sole 24 Ore. Uno di Marcello Minenna, che dice: l'alternativa sono i coronavirus bond. Io, insomma, il termine coronavirus bond non è per niente felice. Tra l'altro, il tema appunto di avere uno strumento per un debito solidale europeo che permetta ai paesi di fare investimenti senza rischi,
è un tema che in realtà nasce da prima di questa emergenza, è un tema su cui l'Europa non si sarebbe dovuta trovare impreparata, come invece è avvenuto, e questo articolo ci fa entrare dentro quella che è la drammaticità dei dati. Le stime recenti delle banche di investimento vedono il PIL degli Stati Uniti in contrazione del 25% nel secondo trimestre, dopo un calo dell'8% nel primo, uno shock superiore a quello del fallimento di Lehman Brothers nel 2008. In Italia l'indice manifatturiero a marzo è crollato del 50%. La media dell'Eurozona è intorno al 10%. Lo stesso governo ritiene possibile un calo del PIL nel 2020 tra il 6 e l'8%. Da questo punto di vista, sempre sul Sole 24 ore, un articolo di Sergio Fabbrini che ancora una volta scrive Roberto De Rio nei nostri commenti alla rassegna: Trump va archiviato insieme agli altri reazionari. È un grande tema questo, molto dipenderà dalla capacità nostra, intendo dei democratici in tutto il mondo, di fare in modo che ci siano strumenti concreti subito per rispondere alla crisi e avere ricette altrettanto radicali. Ad esempio, il dibattito nei democratici di Joe Biden, che ha vinto di fatto le primarie democratiche sul tema della sanità pubblica, sono pazzescamente arretrate nonostante quello che sta avvenendo, e questo dice molto su quanto dobbiamo anche rafforzare la nostra iniziativa politica. Tornando a Fabbrini, che ci porta dentro i temi appunto di questa settimana dell'Eurogruppo di martedì, ma di questo dibattito urgentissimo. E dice appunto, riassume i temi della questione: gli stati del sud come l'Italia vogliono usare il Covid-19 per farsi finanziare il loro debito pubblico. Questa è l'accusa degli stati del nord, e Fabbrini dice, nei confronti di quelli del sud, Fabbrini dice: è una stupidaggine. Nessun leader politico italiano di altri paesi del sud ha mai pensato a una proposta. Il fondo salva stati, il MES, non è adeguato, non è sufficiente, e dice Fabbrini: bisogna intervenire subito perché le cose si cambiano nella crisi, non dopo la crisi. Dopo la crisi non c'è più la pressione per cambiarle. E questo, anche questo è un tema molto politico, molto importante. Cioè di utilizzare appunto anche questa emergenza finalmente per rifondare quello che è l'Unione, quella che è l'Unione Europea. Fabbrini si sofferma sulla proposta avanzata dalla Commissione Europea di istituire uno strumento per contrastare la disoccupazione, SURE, e dice: SURE, questo strumento, è migliorativo rispetto al MES, ma non è uno strumento finanziario ideale. Si basa su quanto già istituito attraverso un regolamento del Consiglio che consente alla Commissione di emettere titoli di debito pubblico con cui raccogliere fondi per i paesi che ne hanno bisogno. Tuttavia, il Parlamento europeo non ha voce, tutto viene deciso attraverso la negoziazione tra la Commissione, lo Stato richiedente aiuto e il Consiglio. E ho voluto citare questo pezzo di questo articolo perché pone una grande questione di cui molto abbiamo sempre parlato, cioè come ci sia bisogno in questa crisi di far valere la politica, di come ci sia bisogno che faccia sentire la sua voce il Parlamento europeo, che è l'organo più politico tra quelli della Commissione
Unione Europea in cui i partiti, a cominciare dal gruppo dei democratici e dei socialisti, possono far valere questa loro e nostra battaglia. Questo filo conduttore della rassegna ci porta ad una intervista importante che ci permette appunto di passare dal dibattito che c'è sulla alla situazione anche molto concreta che vive il paese, intervista a quella a Maurizio Landini, che è il segretario della CGIL, e sul Sole 24 Ore, urgente la liquidità alle imprese. Occorre difendere il lavoro. In questo titolo ci sono i due termini della questione. Le imprese hanno bisogno di liquidità. Su questo il governo sta preparando un intervento molto importante nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e dovrebbe essere oppure domani questo decreto legato alla liquidità, con un investimento di 10 miliardi capace di svilupparne 200 per dare garanzie alle imprese di ogni dimensione, anche le più piccole che ne hanno più bisogno, a dei tassi che devono essere azzerati, cioè un costo del denaro che deve essere azzerato. Chi chiude ora rischia di non riaprire. Sappiamo che sempre è così: quando chiude un'azienda, quando chiude un'attività, quando chiude anche uno studio professionale, questo è un tempo in cui stanno rischiando tantissimo anche coloro, i professionisti, quelli che vivono di partita IVA, rischiano moltissimo tanti professionisti degli ordini. E chi chiude ora rischia di non riaprire, ma chi incassa i benefici poi non può delocalizzare. Continua Landini e prendo la parte finale della sua intervista, dove pone il tema di un nuovo modello di sviluppo, decidere quali sono le produzioni essenziali, investire sulla salute, sulla sicurezza, sulla ricerca, sull'istruzione, sulla tutela, sulla riqualificazione ambientale. Stiamo subendo le conseguenze negative dei tagli alla sanità e allo Stato sociale. Penso ai 70.000 posti letto tagliati, alle strutture chiuse, al depotenziamento dei servizi sul territorio. Il lavoro sta cambiando paradigma e il ricorso al digitale ci pone la necessità di rilanciare gli investimenti sulla banda larga, sulla formazione. Va affrontata la lotta al cambiamento climatico. In questo contesto, occorre istituire un'agenzia per lo sviluppo per pianificare gli investimenti, individuare le filiere produttive su cui farli convergere. Pone Landini questo tema degli investimenti in banda larga, e al quale io mi riallaccio perché sappiamo che certo questa crisi colpisce chi è più debole, tra coloro che sono più deboli, coloro che vivono l'esclusione tecnologica, l'esclusione digitale, che non hanno una connessione, che non hanno un dispositivo per poter seguire, se sono ragazzi o bambini, la didattica a distanza, e quindi per continuare a studiare, e quindi per continuare a realizzarsi, strumenti per poter lavorare, da casa, strumenti per poter, e saluto Stefano Esposito, amico e compagno carissimo che in Parlamento con cui in Parlamento abbiamo lavorato insieme anche molto proprio su questi temi. E dicevo, il tema dell'innovazione, del divario digitale, dell'esclusione che è enormemente aumentata dal divario che noi scontiamo molto in Italia. E dall'intervista di Landini e dai temi che Landini pone, ci consentono di arrivare
di tornare al manifesto e ad un articolo che sta dentro l'urgenza delle questioni. Lo scrive questo articolo Roberto Rossini, che è il presidente delle ACLI ed è il portavoce dell'Alleanza contro la povertà. È un articolo sulle nuove povertà e sulla protezione che è necessaria per appunto l'esclusione dovuta alle nuove povertà. Uno dei effetti più evidenti, scrive Rossini, di questa crisi è l'impoverimento generale della popolazione. Il rischio è che il tasso di povertà continui a crescere con parametri del tutto diversi. Diversi da quelli tradizionali, perché i nuovi poveri sono persone che fino a un mese fa avevano un reddito da lavoro. Secondo uno studio della Banca d'Italia, fino a 260.000 famiglie potrebbero cadere in povertà se l'emergenza durasse 2 mesi. E noi sappiamo che questo è un rischio assolutamente reale e sappiamo che già 1 mese è un tempo enorme, ad esempio per un'azienda, soprattutto piccola, artigiana. Se non può avere fatturato, pensiamo anche alle aziende che rischiano di perdere magazzini con gli invenduti. È un rischio enorme per il terziario legato alle imprese, quindi per i lavoratori autonomi legati ai servizi delle imprese. I numeri quindi di coloro che si diranno. Prefigurano una vera e propria frana sociale. È urgente intervenire. Nello scenario attuale abbiamo 3 grandi strumenti da utilizzare, dice Rossini: sostegno al reddito delle famiglie e dei lavoratori, 3 misure fondamentali che da sole non riescono a coprire al 100% la platea dei lavoratori. Rimangono fuori da qualunque copertura assicurativa alcune categorie di lavoratori che, seppure residuali, rappresentano un numero significativo di persone che da un giorno all'altro si sono trovate senza alcuna fonte di reddito. Gli addetti al settore domestico, colf e badanti, gli stagionali, gli intermittenti non coperti da alcuni Italia, così come gli atipici non dipendenti, gli autonomi che non rientrano nel decreto. E poi ci sono ancora 2 gruppi di persone: i lavoratori completamente in nero, i cittadini non italiani in condizioni di irregolarità. Si pensi ai braccianti agricoli, si pensi al caso di Rosarno. Chiede Rossini una risposta urgente. Io devo dire, e su questo poi possiamo fare anche degli approfondimenti, che stiamo lavorando al Senato sul decreto cura Italia, quello di marzo, perché poi ce ne sarà uno ad aprile e sarà importantissimo che i 2 strumenti si leghino. Intanto questo di marzo come strumento che dà risposte appunto all'immediatezza dei problemi, dei bisogni di chi appunto non ce la fa, perde reddito e non sa come andare avanti, mettere in sicurezza anche i lavoratori attraverso la cassa integrazione e tutti quanti attraverso i vari bonus che sappiamo e che non sto qui ad elencare. Però ci sono invece delle categorie che rischiano di stare fuori. Noi su questo abbiamo fatto degli emendamenti, penso appunto ai lavoratori intermittenti, penso ad esempio a quelli del mondo della cultura o dello spettacolo, che è un mondo di lavoratori particolarmente precari, e penso agli emendamenti per rafforzare tutte le misure che riguardano in particolare il lavoro autonomo, artigiano e legato all'impresa e alle manifatture. E a proposito di manifatture, voglio citare sul Corriere della Sera questo dato, che riprende il report della CGA di Mestre, una delle agenzie economiche più importanti del nostro paese. Numeri da brivido per il fatturato delle imprese artigiane in Italia. Sono
Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, nel mese che va dal 12 marzo al 13 aprile subiranno una perdita di fatturato a livello nazionale pari a 7 miliardi di euro. I comparti più colpiti sono le costruzioni, che vedranno una flessione del fatturato di 3,2 miliardi, con i danni maggiori per edili, dipintori, fornitori di edifici. Il calo atteso per la manifattura è invece di 2,8 miliardi. Le categorie più colpite saranno quelle dei lavoratori metalmeccanici, del legno, della chimica, della plastica, del tessile, abbigliamento, delle calzature. Infine, i servizi alle persone, acconciatori, estetiste e calzolai registreranno mancati incassi per oltre 650 milioni di euro. Un danno che si aggiunge alla chiusura di circa 180.000 imprese artigiane nel periodo compreso tra il 2009 e il 2019. Questo è un tema urgentissimo perché il nostro sistema industriale ed economico è fatto di oltre 90, per oltre il 90% di piccole imprese. Questo ci porta a quello che dovrà essere il decreto Cura Italia di aprile. Voteremo già giovedì un ulteriore scostamento di bilancio che permetterà quindi di avere immediatamente dei nuovi investimenti, uno scostamento di bilancio che dovrà essere anche superiore a quello che c'è stato 2 settimane fa e che dovrà avvicinarsi a 35-40 miliardi per permettere, ecco la cosa che provavo a dire prima, che ci siano subito misure che pensano ad una strategia per i prossimi mesi, per non vivere sempre alla giornata e che naturalmente si leghi con una strategia di investimenti, finalmente, a livello europeo. Dopo questi dati su artigianato e piccole imprese, in conclusione, torniamo a un tema anch'esso importantissimo, cioè il fatto che queste misure non solo siano giuste, siano ingenti, ma arrivino immediatamente, siano semplici da utilizzare. Insomma, abbiamo vissuto la settimana scorsa, nella giornata di mercoledì, il crash del sito dell'INPS, anche lì per una comunicazione che era stata data, cioè che bisognasse affrettarsi perché i fondi non sarebbero bastati, ingenerando paure e ansie oltre quelle che già abbiamo, oltre il dovuto. Quel crollo del sistema informatico dell'INPS con una giornata che è stata delirante per centinaia di migliaia di italiani, ecco, la dice lunga, non solo sull'arretratezza anche del nostro sistema, ma di come invece dobbiamo riuscire ad avere un meccanismo che sia efficace e riuscire a snellire il più possibile una burocrazia che altrimenti diventa un impedimento insormontabile. Questo articolo di Cristiano Gori sul Sole 24 Ore, secondo me, è particolarmente importante. Cristiano Gori rappresenta il forum Diseguaglianze e Diversità e qui cita misure che riguardano l'intera società e non singole categorie, un piano complessivo a tutela dei redditi nei mesi della crisi. Un pacchetto di risposte semplici, facili da attuare, che raggiunga rapidamente le persone e risponde in modo differente alle specifiche esigenze di ognuna. E chiude Gori auspicando un piano equo per trasmettere un forte messaggio di coesione sociale, con misure eccezionali che però diventino poi misure stabili. E ho citato prima tra i temi di questa nostra emergenza sociale anche il tema del lavoro in nero.
in molte parti, sappiamo che la nostra economia si basa anche in molte parti sul sommerso, su troppo lavoro nero, purtroppo, che quindi significa precarietà, significa mancanza assoluta di tutela, significa vivere senza alcun riconoscimento, fuori da tutto. E c'è un tema ulteriore, questo tema del sommerso è particolarmente forte e anche con i risvolti particolarmente drammatici, soprattutto nelle regioni del sud del nostro paese, ma non solo in quella del sud. Ecco, allora sul Sole 24 Ore, economia in nero, sistema allo sbando in balia delle cosche. Emergenza sociale, il sommerso secondo l'Istat vale per l'Italia oltre 190 miliardi di euro. Imprese e servizi senza liquidità né sussidi sulle quali si sta muovendo la criminalità organizzata. Questo è un tema che riguarda l'economia sommersa, ma è un tema che riguarda anche le imprese vere e proprie. Il piano sulla liquidità che arriverà nel Consiglio dei Ministri di oggi o al più tardi di domani serve appunto a dare sicurezza, dare continuità, a rafforzare le spalle delle imprese, soprattutto quelle piccole, e evitare che si rivolgano o vengano catturate dalle mafie, dalle organizzazioni criminali che cercano di entrare in questi mondi offrendo liquidità, avendo enormi capitali da dover riciclare, da dover smaltire, che provengono naturalmente da meccanismi criminali. Una presenza di sommerso, dice questo articolo, che è un sistema produttivo parallelo, non tracciato, e quindi un'emergenza sociale che si aggiunge a quella a cui si sta cercando di dare risposte, di cui abbiamo parlato. Voglio chiudere questa rassegna citando alcuni articoli. Uno, tornando al Corriere, però prima del Corriere, ecco sì, a proposito di emergenza sociale, voglio citare sul Mattino un articolo che racconta un fatto bello, positivo, un fatto di civismo, di solidarietà che nasce spontanea. Ho provato a farlo anche nelle rassegne precedenti, e quelle delle domeniche precedenti, cioè di citare il civismo di tanti che in queste settimane così difficili, in cui c'è l'isolamento, c'è la reclusione, c'è tutte queste norme così pesantemente restrittive, però dicono. Si scrivono agli elenchi di coloro che vogliono fare i volontari per portare il cibo a casa di chi non può fare la spesa, volontari per aiutare la protezione civile, fanno tam-tam perché si vada ad esempio a donare il sangue, è un tema urgentissimo, fondamentale questo che abbiamo perché sono tantissime le persone che ne hanno bisogno nei nostri ospedali o malati cronici che ne hanno bisogno. Insomma, oggi l'esperienza bella di civismo che voglio citare, e lo faccio prendendo un articolo del Mattino di Adolfo Scotto di Luzio, da Napoli a Panari d'Italia, i panari che sono i cestini, le ceste di paglia. Che abbiamo visto a Napoli, che abbiamo visto nascere spontaneamente in tante piazze dei nostri comuni, dei nostri quartieri, delle nostre città, molto spesso accompagnate da un cartello dove c'è scritto metta, chi ha bisogno prenda, e quindi un mutualismo, un venirsi incontro molto spontaneo, molto bello, un cesto di vimini che si cala e si tira su e si è impossessato con tanta rapidità dell'immaginario sociale perché dà forma ad una paura, quella di un mondo più povero, con ridotte capacità di controllo sulle evenienze
della vita, una dimensione che una società arretrata conosceva fin troppo bene, che l'opulenza pensava di aver sconfitto per sempre, non è così. E allora tornano anche quei cestini, quei panari che sembravano appartenere a un mondo antico, quello della guerra o del dopoguerra, e che invece sta tornando come esempio di solidarietà, come esempio di civismo. Tanti sono appunto i ragazzi anche che con il passaparola spontaneo lo fanno lasciando questi cestini di vimini o di plastica in giro nei quartieri della città, lasciandoci dentro un pacco di pasta, un pacco di caffè a disposizione di tutti. E dicevo, gli ultimi articoli di oggi. Tornando al Corriere, come avevo detto, un bel articolo di un intellettuale, un analista della CNN molto brillante. Farid Zakaria, che oggi è intervistato da Paolo Valentino, dice è la più globale delle crisi mai viste. Questo è un tema che abbiamo visto, se posso, sin da subito. All'inizio molti hanno utilizzato anche la metafora del cigno nero, l'imprevisto che sconvolge, niente più come prima, il rischio che però non si esca in realtà meglio da questa crisi, come molti con tanta retorica hanno detto, continuano a dire, ma il rischio che in realtà si esca peggio, con più in realtà cinismo, con più individualismo, se appunto non sarà la politica e soprattutto le nostre parti politiche a fare la sua parte. L'allerta sanitaria dice rispondendo a Paolo Valentino Zakaria, l'allerta sanitaria porterà al collasso economico e al collasso politico, svuotamento delle democrazie, della crisi delle democrazie, di una rabbia che può dare modo ai qualunquisti, ai nazionalisti di prendere piede, prendere potere, tradendo in realtà i nostri ideali di democrazia. È rischiosissimo, appunto, è il tema di quello che avvenne anche un secolo fa, proprio negli anni 20 e 30. E non ci rendiamo conto che non torneremo neppure una parvenza di vita normale, a meno che le grandi potenze non trovino un modo di cooperare e affrontare insieme questa emergenza. La crisi negli Stati Uniti, negli anni della recessione 2008-2010, portò alla perdita di 8,8 milioni di posti di lavoro. Solo nelle scorse 2 settimane ne hanno già persi 10 milioni. Ecco, mi fermo qui, ma in questo passaggio di questo articolo c'è l'enormità della vicenda che stiamo vivendo. La crisi enorme del 2008-2010, che fino adesso è stato il riferimento per tutti noi di crisi epocale, portò negli Stati Uniti a perdere 8,8 milioni di posti di lavoro in 2 anni. In 2 settimane questa crisi ha portato a perdere 10 milioni di posti di lavoro. Dicevo all'inizio di come quel mercato del lavoro sia completamente diverso da quello dell'Europa continentale, senza protezioni, ma insomma l'enormità però di questa crisi è pazzesca, le ripercussioni sociali sono pazzesche e le risposte che dovremo dare dovranno essere a questa altezza, all'altezza di questa enormità. C'è una crisi che investe anche però non solo a livello economico, ma anche proprio le democrazie. E allora, attraverso il fondo che c'è sul Corriere della Sera, intitolato Il secondo virus, vengo in conclusione a un tema che è quello di come questa crisi non possa travolgere quelli che sono invece i pilastri delle nostre democrazie, e cioè i diritti civili che abbiamo. La democrazia si fonda sulla libertà
di poter circolare, di poter manifestare. Sono libertà che sono adesso sospese, lo sappiamo, per uno stato di emergenza, dovuta ad uno stato di necessità, la necessità di salvare vite umane, di non far finta di nulla, lo dicevamo all'inizio. Quanto vale una vita umana? Vale tutti i soldi del mondo, whatever it takes, ma sappiamo che però questa sospensione ci può stare solamente per un tempo limitato, perché la democrazia poi deve tornare a vivere con tutti i suoi crismi. Però questo articolo, il secondo virus è quello, è un po' come abbiamo detto anche noi nei giorni scorsi, ecco, c'è un virus che è pericoloso quanto il Covid, cioè il virus del nazionalismo, il virus dell'autoritarismo che rischia di diventare totalitarismo, cioè il virus di chi prende a pretesto questa emergenza per invece imporre derive autoritarie. È il caso dell'Ungheria. Di qualche giorno fa la notizia che il Viktor Orban si è fatto conferire dal Parlamento che egli di fatto controlla, perché il suo partito Fidesz ha una maggioranza schiacciante, poteri illimitati, cioè pieni poteri. Questo pieni poteri ricorda un comizio anche di un esponente politico italiano quest'estate: datemi pieni poteri. Insomma, questo Orban si è fatto dare i pieni poteri dal Parlamento, non per un tempo circoscritto, che già sarebbe molto discutibile, ma per un tempo illimitato. E questi pieni poteri significano sospensione del Parlamento, poter sciogliere il Parlamento, poter promulgare leggi in maniera unilaterale, in un paese in cui già c'è una costrizione della libertà di stampa perché la stampa non è libera in Ungheria, e di fronte a questo, a tutto questo, al tentativo anche di mettere lacci, di controllare la produzione artistica, la produzione culturale, quindi quella teatrale, tutto ciò che ha a che fare col pluralismo, con la circolazione delle idee, però tutto questo fino adesso l'Unione Europea ha fatto finta di nulla. E anche su questa vicenda minimizza, ma è una vicenda che non si può sottovalutare. Dobbiamo pretendere che ci sia un intervento, che anche il nostro capo del governo parli forte su questo, perché l'Unione Europea non sta insieme solamente per distribuire ricchezza, e non lo fa abbastanza, lo vediamo il tema di questi giorni: distribuire lavoro e non riesce a farlo, distribuire investimenti e stenta a farlo, ma per distribuire e per condividere diritti, democrazie, libertà. Se non c'è questo, l'Unione Europea non ci può stare. Appunto, sanzioni bisogna che parlino i capi della Commissione Europea, i capi dei grandi partiti, perché Orban fa parte del Partito Popolare, deve essere espulso da quel partito, devono esserci sanzioni immediatamente nei confronti dell'Ungheria per far ritirare questo strumento, e altrimenti, appunto, come dice Letizia che ci scrive qui in chat e che saluto, Letizia Bellabarba, l'Europa non è più credibile, non esiste più. Vi ho voluto citare questo articolo sul Corriere, il secondo virus, che, aggiungo io, è pericoloso più del primo. Che il primo riusciremo a sconfiggerlo, troveremo il vaccino e ne usciremo. Questo secondo del nazionalismo è pericolosissimo, è molto più difficile da sconfiggere, soprattutto se l'Europa non fa la sua parte, se continuano ad esserci così tante diseguaglianze. A proposito di diseguaglianze, e davvero chiudo, tra l'altro la vicenda dell'Ungheria si porta dietro anche vicenda come quella della Polonia, anche lì con tentativi di stringere sulle libertà, una Polonia dove, nonostante l'emergenza sanitaria, il presidente vuole che a tutti i costi si voti per le elezioni presidenziali a maggio, nonostante le opposizioni chiedano un rinvio. Non abbiamo tempo per segnalare degli articoli che ci sono, così come oggi ci sono degli articoli. Ho citato prima Sanchez, ho citato
alcuni esponenti della sinistra europea. Oggi sono molti articoli sul fatto che ci sia un nuovo capo dei laburisti in Inghilterra dopo Corbyn, dopo una sconfitta che è stata molto rovinosa. In realtà, insieme al nuovo capo dei laburisti è un tandem, quello che laburisti, Starmer e Rainer, la sua vice, una donna che rappresenta l'ala più sociale dei laburisti e la classe operaia di Manchester. Vi rimando a quegli articoli. Mi dice Giuseppe Ceglia che non, la connessione non è buonissima, e allora provo davvero a chiudere citando sul Mattino e di questo mi dispiace, spero che si sia sentita la rassegna. Dicevo, uno dei temi che è più urgente è quello di dare risposta alla crisi della cultura. Ho citato prima i lavoratori dello spettacolo, voglio qui citare una pagina intera sul Mattino, sul Messaggero, generoso piccone, il crollo del mercato dei libri. Sappiamo quanto sia importante il tema dell'editoria, il tema dell'editoria libraria, di come questa crisi impatti sull'editoria, sulla libertà di informazione, ma anche sulla capacità di fare libri. E c'è l'allarme delle associazioni degli editori, delle associazioni dei librai indipendenti, e l'appello è quello di riuscire a riaprire presto anche le librerie. Questo è assolutamente, assolutamente fondamentale. Dicevo, concludendo, su Repubblica un articolo dedicato al cibo: nei nostri campi senza più braccia, costretti a buttare le primizie. Lo stop al settore della meccanica agricola aggrava le difficoltà nei campi, dove alla mancanza di lavoratori si aggiungono le difficoltà per forniture e attrezzature per la lavorazione dei terreni. Tema legato alla distribuzione, ma un tema legato anche questo alla ripartenza economica. Nel decreto, come sappiamo, c'è un'attenzione ai lavoratori dell'agricoltura, con una proroga della disoccupazione per i lavoratori nell'agricoltura. Due ultimi articoli, e davvero, entrambi su Internazionale. Scrive Donata Paces, che saluti i lavoratori del turismo sono al disastro, ed è un tema urgentissimo ed è uno dei temi contenuti in questo decreto marzo, che dovranno essere rafforzati in quello di aprile. Tornando ai temi concretissimi, Internazionale dedica un articolo internazionale questa settimana al tema dei lavoratori di Amazon, le lotte e la paura di chi smista i nostri pacchi nell'epidemia. C'è un settore che non soffre i contraccolpi dell'emergenza sanitaria, quello del commercio online. Da quando le persone sono chiuse in casa, tutta la logistica dei trasporti, delle spedizioni, lavora a ritmo accelerato per rifornire aziende, supermercati, farmacie. Lavoriamo come sotto Natale, dice a Internazionale uno dei lavoratori. Ma a che prezzo questi lavoratori stanno lavorando? Un prezzo molto alto. Noi hanno dato solo mascherine di carta, siamo esposti, dice Ibrahim, interpellato, un nome di fantasia di uno dei lavoratori interpellati da Internazionale. E su questo tema della sicurezza nel lavoro, dei rischi a cui tantissimi lavoratori ancora oggi sono esposti in questi giorni, è un tema politico urgentissimo, concretissimo, sempre su Internazionale. Allora, veniamo ad una segnalazione invece adesso culturale. E non è l'apocalisse che ci aspettavamo, scrive per Wired
Lauri Penny, e Lori Penny, viene ripreso questo articolo da Internazionale e cita questo articolo l'enormità di intrattenimento popolare legato al tema della Apocalisse, al tema di una fantascienza catastrofica, ma nonostante questo, nonostante le innumerevoli serie, innumerevoli romanzi, e qui vengono citati L'alba del giorno dopo, Benvenuti a Zombieland, The Walking Dead, The Road di Cormac McCarthy, Fi degli uomini, videogiochi, Last of Us. Ecco, la cultura pop catastrofista, dice l'autrice, non ci ha preparato a questo. Guarda che questo non è un film, ha detto qualche giorno fa un sindaco italiano durante una diretta dal suo salotto di casa. Non sei Will Smith in Io sono leggenda. La maggior parte delle nostre visioni collettive post-apocalittiche hanno in comune la fantasia di un mondo che diventa più piccolo. I nostri eroi, di solito uomini bianchi, etero, con una famiglia tradizionale da proteggere, sono isolati dal resto del mondo. Il loro sogno, occhi aperti, di liberarsi dalle catene della civilizzazione e diventare i validi protettori, capi tribù, guerrieri che sono destinati a essere. E parte di quella fantasia della catastrofe fa parte del nostro immaginario. Questo è il tema con cui abbiamo iniziato, cioè di una risposta individuale, ma lo abbiamo citato all'inizio per dire invece che la risposta non è questa, non è di un supereroe, la risposta invece è di una collettività che reclami coesione, che reclami investimenti pubblici, che reclami comunità e solidarietà. E allora, e vengo alla conclusione di questo articolo di Internazionale, la socialdemocrazia è stata reintrodotta in fretta e furia perché davvero non c'è. Gli Stati Uniti stanno arrabattandosi per sostentare 3 milioni e mezzo di lavoratori che in una settimana hanno chiesto il sussidio di disoccupazione. Nel Regno Unito il sistema sanitario nazionale è rimasto a corto di materiali protettivi per medici e infermieri e il governo è stato troppo lento nel rifornirlo. E allora, come dice questo articolo, la socialdemocrazia è stata reintrodotta in fretta e furia. È il nostro auspicio che questa crisi metta da parte finalmente l'inganno delle ricette dell'austerità, del rigorismo, del neoliberismo che hanno tradito milioni di persone e torni finalmente invece a politiche socialdemocratiche che riescano a proteggere e a dare emancipazione, che tornino a dare fiducia, che riescano a dare ad ognuno quel pegno per cui abbiamo costruito questa nostra democrazia, cioè di lasciare ai nostri figli la possibilità di stare meglio rispetto a noi. Con questo auspicio vi saluto, vi auguro ancora buona domenica, alla prossima, grazie a tutti voi.